Superata la criticità iniziale del 2012, dove c'era una grossa difficoltà sui fondi da parte nazionale per pagare i contratti di servizio, superata questa fase, diciamo, molto critica, si è potuto rilanciare il contratto. Rilanciare il contratto significa spingere sugli investimenti, quindi quei ritardi fisiologici che sono generati, oggi con questa intesa incrementiamo ulteriormente gli investimenti di 6 milioni di euro. Oltre a questo, con l'elettrificazione di questa nuova linea si vorrà mettere a punto un servizio completamente rivisto con grandi vantaggi per l'utenza, senza rotture di carico, quindi dallo stesso treno e maggiore regolarità. Abbiamo anche concordato che per quanto riguarda la lunga percorrenza ci sia un impegno da parte di Trenitalia a preparare una proposta tecnico-economica per la reintroduzione di un convoglio, di un treno Roma-Ancona delle 19, che è molto interessante per la nostra regione, molto importante. E in più ho anche chiesto all'ingegner Soprano, che si è dichiarato disponibile, di poter valutare la possibilità di avere un convoglio che non vogliamo chiamare ad alta velocità, ma che gli assomiglia molto, che va da Ancona a Bologna e anche, volendo, anche da Pescara. Non vogliamo sicuramente escludere gli amici dell'Abruzzo, ma abbiamo una necessità di poter avere un convoglio di questo tipo e credo che ci siano le condizioni, l'economicità necessarie e sufficienti per ottenerlo.